antico dell'Appennino bolognese dalle note proprietà organolettiche e nutrizionali, la mela rosa romana abbiamo avuto modo di conoscerla in campo, cruda, nei derivati dai succhi e in pasticceria. È giunto il momento di testarla in cucina, inserita in antipasti primi e secondi. Non è una cucina qualunque quella che vedete, perché siamo da Amerigo a Savigno sulle colline bolognesi, stella Michelin dal 1998 e cucina della tradizione di alta qualità. In cucina la rosa romana si comporta benissimo, si presta oltre che per la preparazione di altri dessert anche per l'accompagnamento di carni, soprattutto carni saporite, grasse. Ci piace ridurla in crema e trattarla quasi senapandola con la senape, oppure ci piace una cottura molto molto soffice per mantenerla croccante ed abbinarla anche a carni bianche. È stata sperimentata nei risotti, quindi l'acidità dona anche una grinta e uno spessore diverso al risotto. Un piatto sulla carta abbastanza azzardato, che è una polentina fluida con un blu di capra qua di Savigno, del produttore dei Piani, e una bottarga finta naturalmente, che non è nient'altro che sono petti di oca e di anatra allevati qua in zona e leggermente affumicati e stagionati, che grattugiamo come se fosse una bottarga, assieme a una rosa romana che facciamo leggermente caramellata a cubetti. Quindi è un piatto apparentemente strano, ma quando poi si mette in bocca si capisce e ci si ritrova nella nostra zona, con ingredienti veramente nostri, con sapori dell'Appennino centrati al 100%. Sono i prodotti del territorio i protagonisti del cartellone di eventi Un piatto di Appennino, promosso dal GAL Appennino Bolognese, di cui questa serata faceva parte. È stata anche l'occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto di rilancio sul mercato della mela rosa romana. La mela vale tantissimo, ce l'ha detto anche Bettini, quindi dobbiamo solo crederci, continuare su questa strada e capire che realmente abbiamo qualcosa di unico al mondo. Gli studi che abbiamo fatto dimostrano che ci sono dei miglioramenti cospicui in alcune attività metaboliche dell'organismo. L'alopecia, per esempio, la caduta dei capelli, questo è stato trovato per la mela annurca. Ma nel caso della rosa romana, quello che abbiamo visto è con ricerche fatte insieme all'Università di Trento e ad alcune università di Padova e di Portici, che le attività dell'individuo vengono fortemente migliorate dal consumo di questa mela. E questo riguarda la prevenzione di tumori, riguarda possibili connessioni con le patologie cardiache e altro. Sono tutti effetti che sono conseguenti ad una alimentazione in cui la rosa romana sia presente. È in corso di attuazione un progetto che vuole porre le basi per lo sviluppo in Appennino di una melicoltura professionale, come già avviene in altre parti d'Italia: mele di montagna, ma soprattutto mele, antica mela rosa romana. Il progetto è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, vede tanti protagonisti, in primo luogo l'Università di Bologna, operatori privati, aziende sperimentali ed anche il GAL, con la funzione, una volta concluso il progetto, di divulgarne i risultati. Ci sono tutte le condizioni per passare da una traccia del passato ad un filone, a un asset di futuro. O si arriva a fare una massa, cioè una produzione di almeno, non voglio esagerare, ma 30, 40, 50 ettari, o per poter mettere insieme almeno 500 tonnellate, cioè 5.000 quintali, 10.000 quintali di mele, se no rimaniamo sempre a parlare di possibilità future.
Questa sera qui abbiamo veramente il Gotra del progetto, in una eccellenza gastronomica che andrà a valorizzare veramente tutto quello che si può fare con la rosa romana. In campo gastronomico poi stiamo scoprendo delle possibilità che sono eccezionali, che vengono proprio esaltate nel luogo giusto e nel modo più meraviglioso possibile. La rosa romana tradizionalmente è una mela per la trasformazione, cioè è sempre stata usata come mela cotta, poi oggi noi la proponiamo anche come fresca perché stiamo riscoprendo e vedendo che è una mela che piace moltissimo, molto fine, raffinata e anche molto aromatica, quindi possiamo proporla anche come fresco, ma la trasformazione è importantissima, quindi proprio nel nostro progetto GOI che abbiamo attualmente attivo, stiamo proprio cercando di studiare questi aspetti, quindi tutti gli aspetti della trasformazione, quindi succhi, frutta essiccata, marmellate, mele cotte, e l'aspetto della ristorazione direi che sia fondamentale, soprattutto in un ristorante come questo legato ai prodotti tipici, ma molti dei ristoranti del territorio sono legati e cerchiamo di legarli al territorio, quindi questo è fondamentale anche per far conoscere non solo a quelli diciamo del territorio, ma anche a chi viene dall'estero o fuori regione, l'importanza di questa mela, la storia di questa mela, quindi credo che questo aspetto della ristorazione sia veramente importante. L'Appennino è sempre stato sede di melicoltura, quindi sì, le aree evocate hanno sempre grandi possibilità. Questo anche la rosa romana, fino a un centinaio di anni fa, un quarto della produzione delle mele erano rosa romana, quindi assolutamente si tratta di riaccoglierla a casa sua. Io sono un produttore di pignoletto e ho usato il pignoletto e ho fatto il matrimonio fra pignoletto e rosa romana e si chiama rosetto. Si prepara in questa maniera: 2/3 di rosa romana, 1/3 di pignoletto frizzante o spumante, che è ancora meglio, in un bicchiere naturalmente largo adatto a fare i cocktail. Ci si aggiunge un po', si agita bene, si aggiunge un pochettino di ghiaccio, si guarnisce con delle foglie di menta e una fetta di mela tagliata tonda sul bicchiere. Servirla a piacere è veramente una cosa deliziosa e può far bene al pignoletto, alla rosa romana e soprattutto a chi beve questo prodotto. Oltre la vendita e tutto quello che si può ricavare dalla mela, è una valorizzazione dei posti, del turismo, del turismo salutare, delle biciclette, del turista che vuol vedere le nostre bellezze, tra l'altro che ci sarai anche te il 21, 22, 23 gennaio a Riola, arriverà Jacques Toussaint, che è un artista di fama internazionale dell'illuminazione, che ci illuminerà la chiesa di Alvaralto, che ha già fatto nel 2020, ma rifarà un'altra cosa completamente diversa, sarà nel Battistero, sarà il fiume al centro, sono eventi veramente unici che rimarranno nella storia.